Rielezione di Donald Trump, rivolta brutale delle macchine, dell'IA o bombardamento atomico massiccio degli Stati Uniti. Ecco le previsioni dei Simpson più inquietanti per il 2024. I Simpson ci hanno abituato a fare delle previsioni completamente folli e assurde, ma che con il tempo sono risultate assolutamente esatte. Ne è così, per esempio, per l'acquisto della 21st Century Fox della Walt Disney, che è avvenuta nel dicembre 2017. Ciò non aveva sorpreso molta gente a quell'epoca, perché la società di Walt Disney era in piena espansione e aveva appena acquistato Lucasfilm Limited, aggiungendo nel suo catalogo le saghe di Star Wars e di Indiana Jones. Walt Disney aveva anche acquistato in precedenza altri giganti come Marvel o gli studi Pixar, e tutti si aspettavano quindi che questo orco dall'appetito vorace finisse per inghiottire uno dei grandi studi di Hollywood. Eppure nel 98 nessuno avrebbe potuto immaginare un tale scenario, perché a quell'epoca Walt Disney era allora solo una grande società moribonda sommersa dai debiti. Gli anni 90 infatti non erano stati affatto sorridenti per Topolino e i suoi amici, e il prestigio del marchio si sfilacciava sempre di più presso il pubblico. Alla fine degli anni 90 Walt Disney era così al più basso, e nessuno avrebbe quindi potuto credere un solo istante che la compagnia sarebbe finita per acquistare uno degli studi più emblematici di Hollywood. Ma i Simpson, invece, lo avevano previsto, come dimostra questo episodio della decima stagione andato in onda per la prima volta l'8 novembre 1998 e intitolato Dalle stelle alle stalle. Verso la fine di questo episodio, una scena ci mostra un cartello sulla facciata di un edificio sul quale possiamo leggere molto chiaramente 20th Century Fox, una divisione di Walt Disney Co., un'ennesima previsione della famiglia gialla che si è quindi rivelata perfettamente giusta da credere che gli sceneggiatori della serie possiedono veri e propri talenti divinatori. Il colmo in tutta questa storia è quello che, acquistando la Fox, Walt Disney si è offerta al contempo la franchigia dei Simpson, diventando così proprietaria della serie, dei personaggi e delle sue previsioni. La famiglia gialla possederebbe, a quanto pare, una sfera di cristallo magica, perché come altrimenti spiegare tutte le previsioni esatte che ha al suo attivo? Infatti, bisognerebbe essere un bel indovino per anticipare gli eventi più improbabili, un po' come il giorno in cui i Simpson hanno previsto che il primo ministro giapponese avrebbe mangiato un pesce radioattivo davanti alle telecamere. Questa scena surreale si è infatti svolta nell'agosto 2023, quando il capo del governo nipponico è stato filmato mentre degustava un sashimi di pesce pescato vicinissimo alla centrale nucleare di Fukushima. L'obiettivo di questa piccola messa in scena era quello di dimostrare che non ci fosse nessun rischio di radioattività, quando al Giappone è stato puntato il dito contro per aver riversato nell'oceano tonnellate di acqua contaminata provenienti dalla centrale nucleare sinistrata. Questa sequenza suggestiva è stata tuttavia immaginata dai Simpson 34 anni fa, visto che appare praticamente in modo identico nel quarto episodio della seconda stagione, intitolato Due macchine in ogni garage, tre occhi in ogni pesce, e è andato in onda per la prima volta il 1 novembre 1990. In questo episodio si viene a sapere che la centrale nucleare del terribile signor Burns ha contaminato le acque di Springfield. Quest'ultimo, che desidera essere eletto al ruolo di governatore, farà tutto il possibile per nascondere lo scandalo, ma quando è invitato dai Simpson davanti alle telecamere, Marge gli serve un pesce mutante a tre occhi pescato nel lago contaminato. Il signor Burns rifiuterà allora di mangiare questo orrore, cosa che gli fa infine perdere le elezioni. Decisamente i Simpson non hanno ancora finito di stupirci con le loro previsioni, che finiscono presto o tardi per realizzarsi. I fan della serie sono quindi convinti che l'umanità potrà stabilire prossimamente delle colonie abitabili su Marte. La conquista del pianeta rosso è infatti all'ordine del giorno, e molte agenzie spaziali, tra le quali la NASA ovviamente, dedicano moltissimo tempo e denaro a questo progetto. Persino Elon Musk si è lanciato in questa corsa verso il pianeta rosso, e a crederlo, le prime colonie umane verranno alla luce nel 2050. Ma se i fan dei Simpson credono così fermamente che l'uomo potrà un giorno colonizzare il pianeta Marte, è semplicemente perché fu così in uno degli episodi. Nella sequenza in questione possiamo brevemente vedere una stazione abitata su quello che è verosimilmente il pianeta rosso. Questa previsione non si è ancora realizzata sicuramente, ma se si credesse a Elon Musk e alla NASA, non si dovrebbe più aspettare molto a lungo per vederla concretizzarsi. Per poco che si abbia occhio, vediamo molto velocemente che le previsioni dei Simpson coprono praticamente tutti gli eventi della nostra società. I fan della serie non si perdono tra l'altro nessuna di queste profezie, scrutando scrupolosamente ogni episodio in cerca degli indizi. Così, quando Lady Gaga orchestrò una stupenda performance al Super Bowl nel 2017, i fan dei Simpson non tardarono a scovare la stessa scena in un episodio del 2012. In questo episodio la cantante pop, dal look completamente matto, si produrrà davanti agli abitanti di Springfield,
essendo sospesa in aria da delle imbracature. È letteralmente ciò che ha fatto durante il suo concerto a Houston per il Super Bowl, esattamente come lo avevano profetizzato i Simpson 5 anni prima. I Simpson sono diventati i padroni nell'arte delle previsioni tecnologiche, dal primo iPod al primo smartwatch, passando dalle prime videochiamate, ma sembrerebbe che la famiglia gialla avrebbe anche immaginato il famoso Vision Pro prima di Apple. Questo casco di realtà virtuale lanciato ultimamente da Apple promette una vera e propria rivoluzione tecnologica simile a quella dell'iPhone nel 2007. Tra l'altro Apple ha dedicato una decina di anni di ricerca per sviluppare quello che chiama il primo computer spaziale del mondo, ma se il design e le funzionalità del Vision Pro hanno creato la sensazione presso il pubblico, i fan dei Simpson hanno avuto delle reazioni più moderate, e ha ragione. La loro serie preferita ha già mostrato loro questo casco e soprattutto le devastazioni che potrebbe provocare. Nell'episodio intitolato Familiari e Amici, un nuovo casco di realtà virtuale simile al Vision Pro di Apple diventa la nuova moda degli abitanti di Springfield. La città sprofonda allora nel caos man mano che i suoi abitanti disconnessi dalla realtà iniziano ad avere degli incidenti. Così i Simpson non hanno soltanto anticipato sull'uscita del Vision Pro, ma hanno anche anticipato tutti gli inconvenienti di questa nuova tecnologia. Alcune previsioni dei Simpson fanno decisamente rabbrividire, ad immagine dello scoppio di una terza guerra mondiale o di un'apocalisse zombie. Ma c'è proprio una profezia simpsoniana a proposito di una minaccia ancora più terribile e che potrebbe peraltro essere sul punto di concretizzarsi nel momento in cui ti parlo. Si tratta dell'avvento dell'intelligenza artificiale. In questi ultimi anni il mondo ha gli occhi solo su ChatGPT e sull'incredibile potenziale che questa IA può avere nel settore della robotica. Quindi potremmo assistere a una nuova rivoluzione industriale che sarebbe portata questa volta da dei robot incredibilmente intelligenti ed efficaci, ma questa formidabile IA potrebbe proprio ribellarsi contro i suoi creatori, cosa che ci darebbe uno scenario orribile. Nell'episodio 17 della 23esima stagione intitolato iRobot, i Simpson tentano così di metterci in guardia contro una tale eventualità. In questo episodio sappiamo che tutti i dipendenti della centrale nucleare di Springfield sono stati sostituiti da dei robot, ad eccezione di Homer Simpson, che è stato scelto per effettuare i compiti meno nobili. Allora, siamo davvero sul punto di assistere a un grande ricambio robotico, o peggio ancora, alla formazione di macchine con degli androidi palestrati e armati? Solo il futuro ce lo dirà, ma se si crede ai Simpson, questo potrebbe accadere molto presto. E si continua con questa previsione che riguarda il tragico incidente del sommergibile Titan, il quale era stato al centro dell'attenzione la scorsa estate. I fan dei Simpson non hanno mancato di sottolineare le similitudini con un episodio che risale a 17 anni fa. In questo episodio Homer utilizza un mini sottomarino per recuperare i tesori di un rottame sperduto in fondo all'oceano, ma quando è vicinissimo all'obiettivo, il livello dell'ossigeno inizia ad abbassarsi, conducendo quindi alla sua perdita di conoscenza. Homer sprofonda allora nel coma e si sveglierà solo 3 giorni dopo all'ospedale. La fine è sicuramente molto meno drammatica, ma bisogna proprio dire che la somiglianza tra gli eventi è piuttosto eclatante, no? L'elezione del solforoso Donald Trump a capo degli Stati Uniti nel 2016 era stata una doccia fredda per molti americani, ma non per i fan dei Simpson, semplicemente perché la loro serie preferita l'aveva già profetizzato. Ma ciò che è ancora più inaudito è che i Simpson hanno anche previsto che Trump sarà candidato alle presidenziali del 2024, cosa che si è anch'essa rivelata al 100% esatta. Tra l'altro, Donald Trump è percepito come il grande favorito all'interno del suo partito. Alla luce di tutti i processi che lo inseguono e dei tentativi di destituzione ai quali ha fatto fronte durante il suo ultimo mandato, rari sono quelli che pensavano che un tale scenario potesse essere pensabile. Ma i Simpson hanno ovviamente anticipato gli eventi, visto che già nel 2015 si poteva vedere in uno degli episodi un cartello con le parole Trump 2024. Il cartello non lascia quindi spazio a nessun equivoco, soprattutto perché mostra anche 3 stelle, cosa che è un sottile richiamo al fatto che è la terza volta che Trump tenta di vincere la presidenza. Proseguiamo con questa previsione un po' particolare legata al magico mondo di Willy Wonka. Infatti sembrerebbe che la famiglia più pazza d'America abbia previsto lo scandalo dell'evento Willy Wonka Experience, il quale si è svolto ultimamente a Glasgow. L'evento avrebbe dovuto essere un'esperienza magica per i bambini e i loro genitori, un po' come nel film di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. La pubblicità dell'evento evocava dei lecca-lecca e delle caramelle giganti, così come fiumi di cioccolato liquido, il tutto con un'esperienza sonora e visiva mozzafiato. Però è risultato che questo evento, il cui ingresso era fissato ad oltre 40 euro, era solo un inganno.
I luoghi che dovevano essere ornati da ambienti fatati ed esseri pieni di dolci erano solo un vasto hangar praticamente vuoto, con alcuni arredi in cartone posizionati qui e lì e una moquette marrone come fiume di cioccolato. Davanti al malcontento generale dei genitori e dei loro figli, alcuni fan dei Simpson non hanno mancato di sollevare le somiglianze con uno degli episodi della loro serie preferita. In quest'ultimo possiamo vedere un parco divertimenti a Springfield che non è nient'altro che un terreno vago con false attrazioni. Ora spazio a questa previsione terrificante dei Simpson per il 2024. Secondo la famiglia Gialla Senape, una guerra termonucleare sarebbe sul punto di scoppiare, tieniti forte, tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese. In uno degli episodi della serie possiamo vedere una scena che rappresenta un attacco nucleare massiccio sugli Stati Uniti. La scena mostra il presentatore di informazioni emblematico di Springfield, il quale annuncia in televisione che dei missili cinesi si dirigono verso le coste americane e che dovrebbero raggiungerli tra meno di un'ora. Sappiamo al giorno d'oggi che la Russia, e probabilmente anche la Cina, dispongono di missili nucleari intercontinentali che hanno la particolarità di viaggiare a delle velocità subsoniche, cosa che consentirebbe effettivamente loro di colpire gli Stati Uniti in meno di 60 minuti. Quindi è proprio possibile che questa orribile previsione finisca per realizzarsi. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!